caloroso benvenuto a tutti nella Tana del Ragno, ma soprattutto ben ritrovati con questo nuovo video, appuntamento del mese con anteprima sezione Marvel di Panini Comics. Siamo al numero 393, maggio 2024. Questo è un appuntamento, lo dico per chi fosse nuovissimo del canale, è un appuntamento che sono solito fare per condividere con voi le mie scelte, quindi le scelte dei fumetti che usciranno in edicola, in fumetteria e che poi io andrò a acquistare. È un altro modo per condividere con voi questa mia passione, la passione per il fumetto, e in pratica faccio delle riflessioni a voce alta e spoglio soprattutto in assoluta anteprima il PDF di Panini. Questo perché voglio proprio condividere in tempo reale le mie emozioni con voi, perché quando esce anteprima sono sempre molto carico, molto emozionato, perché ragazzi, che cosa ci aspetterà, che cosa avrà preparato Panini, quali saranno le novità editoriali, quanti soldi dovremo tirar fuori per portare a casa le belle cosine che ci interessano. Però comunque sia, è sempre una bella cosa, una bella emozione che, ripeto, mi piace condividere con gli amici della Tana. Bene, che dire ragazzi, qui dobbiamo cominciare perché io fremo, sono davvero emozionato, non vedo l'ora. Magari ci saranno poca roba, ci saranno delle ciofeche, chissà, però è sempre un magico, magnifico momento quello di anteprima. E allora ragazzi, si comincia a sfogliare, cominciamo a sfogliare virtualmente. Eccoci qua amici, sono nella mia postazione davanti al mio Mac per commentare insieme a voi anteprima 393. Si comincia con Deadpool numero 1, perché a luglio ci sarà il ritorno nei cinema del film di un Marvel movie che vede come protagonisti Deadpool e Wolverine, e quindi a luglio uscirà questo Deadpool 1. Penso una versione spillata con una variant cover, e in genere quando ci sono le variant cover io sono sempre molto propenso ad acquistarle, perché la mia paura è sempre quella che poi vadano a diventare, non dico rare, però difficili da recuperare. Vista poi anche le recenti speculazioni che ci sono state, è sempre bene non correre rischi. E quindi ragazzi, questa top secret variant finirà nel mio carrello. Ragazzi, sono molto emozionato, sono molto contento. Da quando ho aperto il canale, condividere con voi il momento della, chiamiamo così, dello sfogliare virtualmente anteprima è un momento davvero emozionante. Sto guardando in tempo reale insieme a voi in questo momento, e poi metterò subito online questo video, perché mi piace condividere con voi insomma le mie scelte e i futuri acquisti. Bene, bando alle ciance, come dico sempre, andiamo avanti, scorriamo. Gods numero 3. Ovviamente questo Gods è un acronimo e ora non ricordo bene che cosa significhi. Abbiamo i disegni di Valerio Schiti e le storie di Jonathan Hickman, e questo Gods però purtroppo ragazzi io al momento non lo sto seguendo, e piano piano magari recupererò gli albi che ho già perso. Di recente è uscito il primo numero, non l'ho preso, c'era una variant, ma in quel caso aspetterò, e ora vediamo un po'. Però in questo momento ho altre priorità. Bene, andiamo avanti, sono molto curioso di vedere che cosa sta preparando Panini Comics per il mese di luglio. Saremo al 25 luglio e uscirà in quella data il numero 5 di Ultimate Spider-Man, che è davvero questa bellissima iniziativa editoriale, ancora il grande Hickman, e poi insomma queste storie che sono molto coinvolgenti, perché riscrivono in toto l'origine e la vita familiare e supereroistica di Peter Parker. Sempre a luglio avremo
un Ultimate Black Panther 4 e un Ultimate X-Men 3. Per quanto riguarda Ultimate Black Panther, lo seguo, lo sto seguendo, è uscito il primo numero, ora vediamo un po' e mi piace. Mentre invece non conosco Ultimate X-Men 3. Per cui ragazzi, se me lo consigliate, vi invito nei commenti, fatemi sapere se vale la pena seguire anche Ultimate X-Men, se l'avete letto. Fra l'altro mi sono un po' perso, quindi non so se è uscito il numero 1, ma al momento ho letto soltanto i Demon Wars, quei volumetti che sono usciti qualche tempo fa e con questa rivisitazione in chiave manga degli eroi Marvel. E lì mi sono abbastanza piaciuti, diciamo, io non sono molto ferrato sui manga, non sono un cultore dei manga e quindi mi affido ai vostri consigli. Amazing Spider-Man numero 46. Gli autori saranno Don Slott e Mark Bagley, che a me piace tantissimo perché mi ricorda il primo Ultimate Spider-Man. E avremo in Amazing Spider-Man, iniziano le storie tratte da Superior Spider-Man. Continua la saga del ritorno di Superior Spider-Man. Quindi ragazzi, questo finirà nel carrello, è inutile dirvelo. Come pure ci finirà Amazing Spider-Man numero 47. Spider-Boy numero 4. Siamo ancora a luglio. E Venom numero 28. Questi due albi finiranno sicuramente nel mio carrello, proprio perché sapete bene che la mia collezione tematica riguarda Spider-Man e quindi in genere tutto quello che riguarda l'universo di Spider-Man lo acquisto. Il primo numero di Spider-Boy devo ancora leggerlo perché la mia pila di fumetti sul comodino è abbastanza alta e tra questi letture arretrate c'è pure Spider-Boy 1. Bene amici tanaioli, a luglio, 11 luglio, Miles Morales Spider-Man 13, 300 episodi di Miles Morales, però 300 episodi ma nemmeno una copertina speciale. No, God! Ai 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 ai, nemmeno una copertina speciale, nemmeno un, che so, un gadget, qualcosa per celebrare 300 ragazzi, non uno, 300 numeri di Miles Morales. Pazienza. Daredevil 8, bello ragazzi, questo è inutile che ve lo ripeta, lo sapete anche da voi. Daredevil festeggerà i 60 anni, quindi vediamo se nel proseguio ci sarà qualche speciale dedicato al nostro diavoletto. Fall of the House of X 3D5, questa è una serie che non seguo e quindi ragazzi non finirà al momento nel carrello. Seguite mi raccomando i miei nuovi arrivi in collezione, perché io spesso metto degli short su YouTube o dei reel su Instagram in cui vi mostro i nuovi arrivi. X-Men Forever 3D5 e X-Men 34, queste purtroppo le serie mutanti non sono serie, ve l'ho detto tante volte, che seguo, mentre gli Incredibili X-Men numero 34, eccolo qua con questa Magic in copertina e Psylocke, sicuramente finirà nel carrello perché ho tutti i numeri dall'era della Star Comics, invece X-Men Forever non lo seguo e quindi passo su questo albo. Wolverine, qui abbiamo una bella variant che prenderò sicuramente, mentre la serie regular aspetterò. Però vedo che qui festeggiamo i 450 numeri di Wolverine con una variant. Quindi mi fate una variant su Wolverine e non mi fate una variant su Miles Morales. No, God! X-Force 47 non finirà nel mio carrello, mentre ci finirà Fantastici 4 17. Andiamo avanti. Ho fretta di arrivare ai Masterworks e gli Omnibus, che sono quelli che mi tizzano di più. Avengers saremo arrivati al numero 11 luglio 2024. Continua Avengers Il Crepuscolo.
America numero 5, molto bello, come pure l'invincibile Iron Man. Capitan America, mi piace questa idea di mischiare il passato di Steve Rogers quando era un poco più che adolescente e che affrontava mille difficoltà nella New York degli anni, fine anni 30, e il Capitan America attuale. È molto molto bella questi flashback continui, mi piace questo nuovo arco narrativo davvero 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 tanto, e ve lo consiglio. Sapete che io sono molto restio nel dare consigli, nel fare recensioni, però Capitan America in questo momento credo che sia una delle serie che vale la pena seguire. A me piace anche l'invincibile Iron Man, con questa sottotrama davvero davvero intrigante, questo matrimonio, definiamolo un po' farlocco, con la regina bianca che serve un po' a mascherare certe situazioni. Ora non sto qui a approfondire perché non vorrei farvi lo spoiler di nulla, e quindi andiamo avanti. La finalità di questo video è solo di guardare e commentare con voi anteprima sezione Marvel. L'immortale Thor numero 8, e io sono fermo al terzo numero, aspetto di recuperarli piano piano, mentre l'incredibile Hulk lo troverò in casella. Anche qui storie abbastanza belle, dico abbastanza perché si alternano un po', però diciamo che il nuovo ciclo narrativo dell'incredibile Hulk vale la pena, vale la pena. Ma Capitan America, ragazzi, Capitan America è un gradino sopra. Marvel integrale Spider-Man di De Matteis, e neanche Marvel integrale degli incredibili X-Men. Fra l'altro, ragazzi, questa copertina corrisponde, è stata pubblicata in Italia nell'ultimo numero degli X-Men della Star Comics. Mi pare sia il 45, perché poi dal numero 46 la testata è passata sotto Marvel Italia. Quindi, che dire, intanto vi dico di andare a recuperare il video dove vi faccio vedere la mia collezione degli incredibili X-Men della Star Comics. E poi, se vi piacciono gli X-Men, queste sono delle storie che ancora vale la pena leggere e recuperare. Bene, vediamo un po' questo Amazing Spider-Man, la sfida Cofanetto. Cofanetto, ragazzi! Cofanetto, i due libri di La Sfida raccolti in un unico splendido cofanetto. Non mi dite così. 95 euro, ragazzi, 95 euro. Ma in questo cofanetto che cosa ci sono? Due prosciutti, un anello di brillanti. Vabbè, tutti più letali nemici di Spider-Man aizzati contro di lui da una misteriosa avversaria. Sì, ma questo cofanetto con il retro, guardate qua, ve lo evidenzio, questo è il retro, 95 euro a luglio. Ragazzi, o si fa un giorno in più di mare o di montagna, o ci compriamo il cofanetto. Questa domanda non la faccio a mia moglie, perché altrimenti mi tocca andare un giorno in più in montagna o al mare. Bene, 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 bene. Siamo arrivati, ecco qua, questa è la regular, 48 euro. Ah, i due volumi separati. Esatto, però attenzione ragazzi, contengono storie già edite, già edite. Fra l'altro, ecco, adesso che guardo questa copertina, mi ricordo, sono storie molto belle. Fra l'altro avevano delle bellissime variant, che vi ho fatto vedere anche nell'originale americano, di Amazing Spider-Man originale americano. Però questo cofanetto ovviamente arricchisce il tutto e lo rende molto molto appetibile. Ora vediamo, anche se queste storie ce l'ho già, però l'idea di averle raccolte in un cofanetto non è un'idea malvagia. Ai confini dello Spider-Verse, un multiverso di eroi, questo ragazzi aggiudicato. Saremo ad agosto, sotto il sole, speriamo, spiaggiati oppure spratati, un bel prato di montagna, a leggerci questo bel volume, vedo di 120 pagine, immagino un cartonato, sì, Marvel Collection, con il multiverso, Age of Spider-Verse.
che ho qualche bella copertina variant ho preso perché sono davvero davvero una figata. Spider-Gwen spacca, bello, continuano le storie di Spider-Gwen inedite, perché abbiamo storie del 2023-2024, e torna Spider-Punk, ragazzi, uè, ragazzi, torna Spider-Punk, perché vi ricordo che a breve ci sarà la seconda parte di Across the Spider-Verse, e quindi usciranno tante belle cose inerenti agli universi regneschi alternativi, e questo, ragazzi, mi garba, tutti questi due volumi. Avengers Uniti, la battaglia attesa da un milione di anni. Questa si tratta di una ristampa di Avengers Forever, apparsa sulle pagine dello Spillato, quindi la passo. Thanos, il ritorno del folle Titano. E anche qui storie inedite, però ragazzi, al momento vedrò come sarò messo ad agosto, se prenderlo o meno, ma penso di no, a meno che non contenga apparizioni del ragno. La sensazionale She-Hulk volume 1, gensazionale, questo gioco gensazionale, gioco di parole, anche qui non so, vediamo, se ci sarà il ragnetto lo prenderò, vedremo anche come stiamo a soldini, altrimenti finirà nella lista, perché io ho una lista delle cose da recuperare. Daredevil armatura nera. No, ragazzi, non potete farmi questo a luglio. Devo litigare con la moglie. Mi serve un po' alzare un po' il budget, cara. Vabbè, vediamo un po'. Qui abbiamo, ragazzi, partecipazione di Hobgoblin, Kingpin e Spider-Man. Qua. Daredevil, l'armatura nera, che fra l'altro era un periodo bellissimo, quando aveva questa armatura nera mi piaceva un sacco Daredevil. Mentre invece Daredevil volume 10, questa è la saga del Pugno Rosso, raccoglie degli editi che però, ragazzi, vi consiglio di recuperare, perché la saga del Pugno Rosso è veramente una bella bella storia. Extreme Carnage, violenza in famiglia, continuano tutte le storie, gli inediti, vedo che sono tutti one shot dedicati al malvagio Carnage, e ci sono tutta una serie di storie che immagino essere ancora inedite. L'immortale Hulk numero 2, le colpe dei padri, questo raccoglie storie edite, e X-Force volume 3, a caccia di X, anche qui sono storie che recupereranno coloro che non hanno preso gli Spillati o sono fans di questi rispettivi personaggi Marvel. Cominciano i must-have, abbiamo Avengers Defenders War e Life Death degli X-Men, vita morte, insomma. Storie apparse ai tempi della Star Comics, questa vita morte, mentre questo Avengers Defenders War sono delle storie degli anni 70, apparse a loro tempo, mi pare, ma non vorrei sbagliare, sugli albi della Corno, su albi dei supereroi e su Thor e Vendicatori, però non vorrei sbagliare. Marvel Omnibus, abbiamo Eric Larsen, però anche qui abbiamo tutte storie edite, e quindi, ragazzi, io non acquisterò questo omnibus. Andiamo avanti, siamo quasi arrivati alla fine. Marvel Omnibus Wolverine, e avremo tutte storie tratte da varie serie. Vedo Havok and Wolverine, Nick Fury e Scorpio Connection. No, queste sono tutte storie che possiedo qua e là, e quindi passerò. E per concludere, una Giant Size Edition Daredevil di Brian Bendis e Alex Malev. Queste ce l'ho nella serie Spillato di Devil e Hulk, e quindi non le acquisterò. Comunque, guardate che belli, che bei disegni. Avremo queste bellissime storie di fine anni 90, anni 2000. Wow! Ragazzi, wow! Abbiamo il Marvel Masterworks volume 1 di Fratello Voodoo. Ma c'hai in mano l'Oscar! Brandisce l'Oscar! Ragazzi, sono tutte storie che io ho sparse qua e là
all'interno del Corriere della Paura, altri albi della Corno, ma averle tutte in sequenza, raccolte in un unico volume, è una libidine. Contiene materiale inedito in Italia. Ecco, io aspettavo questo, ragazzi. Io aspettavo questo, queste chicche a settembre, però dovrò aspettare tutta l'estate. Quindi, tra un castello di sabbia e l'altro, non vedrò l'ora che arrivi settembre per poter mettere, leggere e poi mettere in bacheca, anzi in libreria, le storie di Fratello Voodoo. Ragazzi, parlo per quelli più attempati, ma questa, ragazzi, è una figata pazzesca per me, che sono cresciuto a Pane e editoriale Corno. Poi avremo il Masterworks di Hulk, Spider-Woman, no, non ci posso credere! L'ultimo, ragazzi, l'ultimo, che contiene le ultimissime storie, più alcuni albi degli Avengers, un annual, grande anche questo, grande settembre, Spider-Woman, l'ultimo volume per completare la serie di Spider-Woman, originale americana. Ragazzi, sono davvero in brodo di giuggiole, sto al settimo cielo e ci lasciamo con questo cuore che batte a mille per Spider-Woman e questa grande, enorme emozione del vedere due bellissime Marvel Masterworks che andranno a finire sicuramente nella mia collezione, e mi auguro che possiate anche voi apprezzare e facciate anche voi finire nelle vostre collezioni. Eccoci al termine del video, cari amici tanaioli, ma prima di salutarci vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale, a spuntare la campanellina che vi avviserà quando un nuovo video sarà stato caricato, e se volete lasciare un like, ma soprattutto a commentare. Fatemi sapere che cosa ne pensate delle nuove uscite che abbiamo visto per quanto riguarda anteprima sezione Marvel di Panini Comics. Mi piacerebbe sapere anche le vostre opinioni, visto che io vi ho detto quello che mi piacerebbe acquistare, quello che metterò nel mio carrello virtuale. Ecco, fatemi sapere che cosa vi ha colpito, che cosa vi ha incuriosito delle prossime uscite che abbiamo appena visto. Bene, ragazzi, dalla Tana del Ragno, dove si sta veramente da Dio, in compagnia di tutta questa bella robina, vi giunga ancora una volta il mio più caro, amichevole, amorevole, fraterno, sincero ciao. Vi aspetto nella Tana del Ragno per condividere con voi la mia passione, le mie collezioni, e sapete, la porta è sempre aperta, non occorre nemmeno bussare. Venite a trovarmi, io sono qui che vi aspetto. Ciao!